Eccoci anche oggi, buongiorno, buongiorno 10:30, come sempre, amici di Ciao Como, il nostro salotto che si anima e anche oggi ospite gradito all'interno di Como Caffè, il nostro talk del mattino per parlare di Como medievale. Ecco, Como che diventa proprio una vera e propria città medievale, un accampamento medievale nel prossimo fine settimana, sabato 24, 23, scusate, e domenica 24 di maggio. E con noi qui a parlarne c'è Dino Morabito, che è il presidente della Proloco di Como, che io saluto ovviamente e ringrazio. Buongiorno Dino, Buongiorno a te, buongiorno a buongiorno, tutti. grazie di essere venuto qua a Ciao Como, all'ora, insieme agli amici di Immagine Più, per parlarne con il nostro streaming. Grazie a voi Allora, per l'invito. Grazie. Dicevo che Como, che di fatto già durante l'anno spesso è abituata con questi abiti d'epoca, eccetera, eccetera, il Barbarossa e quant'altro, in questo fine settimana appunto si cala in Certo. un'atmosfera diversa, giusto? Lungo Viale Varese. Da 3 anni a questa parte la Proloco ha iniziato a organizzare delle rievocazioni storiche medievali, prima in Viale Cattaneo fino all'anno scorso, da quest'anno in Viale Varese perché ci servivano 2 giorni, Viale Cattaneo è occupato per il mercato, Esattamente, sì. e quindi sarà sabato 23 e domenica 24 maggio, quindi Prossimo prossimamente sabato e prossimo prossima sabato. domenica. Troveremo una rievocazione storica medievale vera e propria con un accampamento composto da svariate tende, giochi medievali per bambini, quindi ricostruzioni anche di giochi medievali per bambini. Ci saranno combattimenti con spade e bastoni, il tiro con l'arco storico che ha sempre grande successo. Rievocheremo un matrimonio medievale quest'anno, Ah. quindi quest'anno non sarà più una rievocazione immobile da guardare, ma sarà una rievocazione alla quale partecipare. Quindi gli amici delle compagnie partecipanti che sono, scusa Oh, ma permettimi, che problema c'è? la Compagnia del Assolutamente. Nibbio, che quest'anno compie 10 anni di attività. Gli Arcieri del Dragonero, la Medieval Combriccola, la Masnada della Campagna Soprana e la Masnada Mariana daranno uno spettacolo medievale per la cittadinanza, per chi vorrà partecipare, quindi uno spettacolo attivo. Ecco, Sarà non solo. e poi ricordiamo una cosa molto importante, come tu dicevi, quindi ci sarà questo tuffo nel Medioevo e ovviamente anche i cibi che sono legati al Medioevo, perché anche qua, cioè è tutto un salto Esatto, all'indietro. esatto. Diciamo che durante la manifestazione i rievocatori prepareranno nelle loro Esatto. tende il cibo medievale, ovviamente in questo caso sarà solamente per loro perché pranzeranno lì e il banchetto per la sposa sarà fatto lì, ma non è detto che negli anni a venire si riesca a creare qualcosa anche per il pubblico e già quest'anno siamo abbastanza avanti. Guarda, ti dico così, mi viene in mente adesso mentre stavi parlando, tra l'altro ho anche la foto che sul tablet l'anno scorso ho visto direttamente, abbiamo visto come figlio anche Medieval Time a Gardaland, è diventato un business assolutamente pazzesco, chissà anche possa diventare anche come, no, perché in Allora, effetti è diventato veramente una cosa dove tutti vanno poi a vedere, ad assistere allo spettacolo, al combattimento, è una cosa veramente. esatto. La Proloco quest'anno ha deciso di organizzare tre tipi di eventi, che sono questa rievocazione storica medievale 23-24, poi abbiamo prodotto un libricino che si intitola 800 anni a chilometro zero e tratta della cucina Proprio locale, a locale, sì, rivista in chiave medievale ovviamente. Il mio amico professore diceva che nel Medioevo mangiavano muffe e licheni, no? Quindi non può essere proprio, no, però diciamo che si un po' cerca di identificarsi con questa visione medievale che un po' c'è nei nostri cuori di cavaliere, dame, insomma, di questo tipo. Per concludere con, scusami, Prego, prego. Villaggio medievale, 800 anni e a scuola di Medioevo, Medioevo a scuola. Quindi il progetto che è partito a ottobre nelle scuole Comas che ne ha fatto richiesta e si concluderà il 23 mattina presso la rievocazione storica con la presenza di ragazzi che porteranno i prodotti che hanno E questa è anche la locandina, ecco, sviluppato durante questa è la l'anno. locandina, Como città medievale, giusto per farvi capire, la vedrete in giro sicuramente in questi giorni a Como, come città medievale, con il tuffo nel passato, questa rievocazione, come diceva Dino Morabito, presidente Proloco di Como oggi qui nei nostri studi a Como a Caffè, quindi sabato e domenica, proprio su Viale Varese, sulle mura di Viale Varese, per fare un tuffo nel passato. Quindi ovviamente io ve lo consiglio perché anche l'anno scorso abbiamo visto le immagini, veramente molto bello, molto suggestivo, affascinante anche per i bambini, Sì, sicuramente molto affascinante. Ma soprattutto. adesso mi stavo già dimenticando che Como Caffè sarebbe senza il caffè.
Ci gradisci il caffè, ovviamente? Sì, grazie. Lo gradisci? Allora, sì, stai lì che ci preparo anche il caffè, così ovviamente non sarebbe se no altrimenti il nostro appuntamento del mattino con Como Caffè senza il caffè da offrire al nostro credito ospite. Intanto, mentre io ti faccio il caffè, tu puoi preannunciare un'iniziativa molto importante, esatto, legata sempre alla vostra associazione. Giustamente, io vai, approfitterei pure anche di questo momento vai, vai, per pubblicizzare la collaborazione che la Proloco sta avendo con la Spina Verde per la gestione del Castel Bardello. Ecco, esattamente. Vai, vai, vai. I giorni 23 e 24 maggio, quindi in concomitanza con la rievocazione storica comasca, il 6 e 7 giugno e poi due date a luglio e a settembre, trovate tutte le date sul sito della Spina Verde, sulla pagina Facebook della Proloco, rievocheremo al castello dei momenti di vita medievali. Quindi ci saranno i mestieri, ci saranno gli armati, ci saranno le streghe, ci saranno i cavalieri, insomma, ci sarà attività per i bambini e per gli adulti che vogliono cimentarsi in giochi medievali, insomma. Ecco, perfetto, questo è molto importante. Anche così, Dino, è un altro modo per andare a riscoprire un'altra bella caratteristica, certo, del nostro territorio. La Spina Verde, bellissimo territorio, è anche questo, quindi un modo per riscoprirlo, giusto? Assolutamente sì, sempre grazie ai revocatori con i quali collaboriamo riusciremo veramente a creare delle situazioni da guardare, interessanti. Allora, senza il caffè non sarebbe come un caffè. Esatto, allora ti abbiamo invitato anche per offrirti un caffè, per fare quattro chiacchiere, prego, gustiamocelo pure. E, quindi oggi abbiamo approfittato della presenza del presidente della Proloco di Como, che da qualche anno, insomma, sta cercando assieme ai suoi collaboratori, Dino, di rilanciare un po' diverse cose, no, della nostra città, soprattutto, ecco, anche questo aspetto medievale. E devo dire che anche l'anno scorso, quando c'è stata questa vostra rievocazione, è stata decisamente gradita. Cioè, voglio dire, il pubblico ha risposto. Ecco, è chiaro, adesso siamo al giovedì, mancano due giorni, sei autorizzato a fare gli scongiuri del caso. Certo, speriamo però è chiaro, ecco, esatto, dicevo, è chiaro che una manifestazione di questo genere, che ovviamente vive di aria aperta e quant'altro, ha bisogno di una fine settimana almeno bello, ecco, senza la pioggia, giusto? Sì, se facciamo gli scongiuri in caso di pioggia, purtroppo non si terrà la manifestazione a Como, ma ovviamente... Ah, ecco, se in caso di maltempo sarete costretti chiaramente ad annullarla. Sì, sicuramente riprenderemo la data per le scuole, quindi la chiusura del posto scuola lo faremo, vedremo quando, ma le date a Castel Bardello ovviamente sono confermate e su, poi sarà interessante vedere una parte di quello che abbiamo preparato per Como. Beh, perfetto, questo è molto importante. Gustati pure il caffè, Dino. Quindi la scoperta, appunto, in questi weekend del Castel Bardello, molto bello. Tra l'altro, chi non l'ha mai visto, io lo invito, è veramente fantastico, affascinante. Una bella passeggiata per arrivare lì e poi si domina Como, è uno spettacolo unico e poi è bellissimo all'interno. Quindi, se ancora non l'avete visto il Castello Bardello, ve lo consiglio anche Dino. Andate davvero a vedere e approfittate di questa bella occasione della Proloco di questi weekend. Ricordiamo magari ancora un recapito, un indirizzo, Dino, allora, per fare riferimento. Sul sito della Spina Verde, che è spinaverde.it, la pagina Facebook della Proloco, che è Proloco Como. Perfetto, su Facebook. Ecco, quindi. O sul sito della Spina Verde o anche su Facebook per entrare in contatto con la Proloco di Como per organizzare, per prenotarvi anche per questi fine settimana alla scoperta appunto del Castello Bardello con questo tuffo nel passato, questo tuffo nel Medioevo. Davvero ve lo consiglio se ancora non l'avete visto o comunque se ancora l'avete visto, se già l'avete visto il Castello Bardello, vale la pena tornarci perché è sempre uno spettacolo. Ma adesso siamo nella stretta attualità e allora chiudiamo il nostro incontro di oggi con il ricordarvi qui a Como Caffè ancora il fine settimana prossimo. Ci vediamo, allora, assolutamente. Ci vediamo sabato e domenica lì in Viale Varese, tra l'altro dove c'è proprio anche la nostra sede, lungo le mura di Viale Varese, vedrete che verrà allestito un vero e proprio villaggio. Cambierà ovviamente la zona, sarà questo accampamento, voi potrete andare tranquillamente, liberamente, portare anche i figli perché ripeto, è una cosa estremamente bella e affascinante e potrete quindi fare questo tuffo nel passato, giusto Dino? Ci siamo dimenticati qualcosa da dire? Abbiamo detto tutto e abbiamo detto tutto, ci vediamo
nel weekend. Ragazzi. Nel weekend, incrociando le dita e sperando ovviamente nella clemenza del tempo, perché purtroppo a maggio e a giugno bisogna, certo, bisogna fare i conti anche con il tempo, a volte inclemente, grosso punto interrogativo. Speriamo bene, grazie a Dino Morabito che è venuto a trovarci a quest'oggi qui a Como Caffè. Buoni preparativi, visto che siete ormai davvero agli ultimi giorni, e a sabato e domenica con, lo ricordo ancora, eccolo qua, vale la pena mostrarla, il tuffo nel passato di Como Città Medievale nel nostro prossimo fine settimana. Grazie a tutti, grazie, ciao Dino, grazie, ciao. E buon Como Caffè a tutti ancora, ciao a tutti.